15 aprile 1980. Muore a Parigi Jean-Paul Sartre. Nato nel 1905, Sartre è autore nel 1938 de La nausea, un racconto filosofico il cui tema è la totale mancanza di senso della vita. In L'essere e il nulla del 1943, il libro cardine del suo pensiero esistenzialista, Sartre sostiene che l'uomo è completamente libero di costruire la propria vita e i propri valori, ma nella sua assoluta libertà è pur sempre un perdente, perché essa non porta a nulla. Scompare un protagonista della storia culturale europea di mezzo secolo. Filosofo della tendenza esistenzialista, autore di teatro, Le mani sporche, Il muro, I sequestrati di Altona, romanziere, La nausea, e saggista, interprete di una vita letteraria continuamente intrecciata con la lotta politica. Si può dire che nessuna delle grandi svolte politiche del dopoguerra abbia visto Sartre e la moglie Simone de Beauvoir in una posizione di indifferenza o di astensione. Durante la Guerra Fredda, in una ricerca di rompere gli schemi, si schierò più volte a favore delle posizioni del campo sovietico marxista. Fu tra gli oppositori della guerra francese in Algeria, della guerra americana in Vietnam. Con altrettanto vigore, negli ultimi anni, Jean-Paul Sartre prese posizione contro il carattere totalitario assunto dai regimi di tipo sovietico. Ha partecipato in primo piano alle manifestazioni per i soccorsi ai profughi vietnamiti e cambogiani e si è dimostrato solidale con i dissidenti sovietici imprigionati o espulsi dalla loro patria.